Allora, mister, per la partita più importante dell'anno, anche se probabilmente saranno state altre le partite importanti che hanno determinato la vittoria del campionato, anche un po' una scenografia particolare, no? Mi riferisco in particolare appunto al tappeto nuovo che ben si attaglia a questo avvenimento davvero importante. Il Lauria torna a vincere un campionato significativo. Sì, siamo ritornati a partecipare ai campionati, già è una cosa, l'abbiamo vinto, anche questo è importante, così avremo la possibilità di poterci misurare in categorie superiori ed è anche importante, come hai detto tu, il campo, è una rinascita in tutti i sensi. Ecco, mister, all'inizio si capiva, insomma, che questa era una squadra che poteva andare lontano. Ecco, tu hai avuto questa consapevolezza da subito, da metà in poi del campionato, ecco. Sì, siamo partiti con una certa titubanza, dato che abbiamo molti giovani nelle nostre fila. Strada facendo ci siamo resi conto che riuscivamo ad esprimere il nostro gioco e che quindi avremmo potuto vincerlo. Abbiamo avuto delle difficoltà verso la metà del campionato, abbiamo perso degli elementi, abbiamo perso il cannoniere che Cosentino che si è operato, però la squadra ha reagito bene vincendo le ultime tre trasferte decisive per il campionato, tant'è vero che se va bene lo vinciamo oggi che è la penultima, quindi il cammino che doveva essere così facile non è stato in effetti così, oggi dovremmo vincerlo. Quindi non è stato certamente in discesa, insomma, un po' come Conte, no? Diciamo, c'è questa analogia proprio di queste ore, no? C'è una squadra condotta da un allenatore italiano che vince con un po' di anticipo il campionato. Che tipo di campionato è questo che si sta per vincere? Ecco, facciamo gli scongiuri, ma insomma dovrebbe essere così. Difficile, tecnico, complicato. E siamo partiti pensando che sia stato doveva essere un campionato difficile, perché si lotta molto in queste categorie, si esprime poco a gioco. A dire il vero, noi soprattutto nella prima parte siamo riusciti ad esprimere un buon livello di gioco e infatti siamo riusciti a vincere 14-15 partite di seguito, che è stato quello che ha fatto la differenza in effetti. Abbiamo avuto una battuta d'arresto con la seconda in classifica, ma è stata una partita un poco particolare, più una caccia all'uomo che una partita. E succede, questa è la seconda categoria. Però tutto sommato, tranne che in un paio di campi, è stato un campionato correttissimo. Ecco. Il campionato nuovo che si affronterà da settembre, ecco, potrebbe essere giocato con questo organico o secondo te, mister, c'è bisogno di qualche innesto per ben figurare nel campionato prossimo di prima categoria? Sicuramente questo è un team che può certamente fare la prima categoria e forse anche la promozione. Poi bisogna chiedere ai dirigenti, al presidente. Glielo chiederemo. Perché può darsi che hanno altre mire, insomma. E quindi un doppio salto? Credo che sia possibile. C'è questa possibilità. Sarebbe quindi un po' un bruciare le tappe. Insomma, lati positivi e lati negativi, perché poi forse bruciare le tappe a volte magari può creare delle controindicazioni, però ci sembra che la società è molto seria e anche la squadra da te condotta è matura, insomma, ecco, anche per un campionato superiore a questo, addirittura due gradini superiore a questo. Sì, credo di sì, tecnicamente la squadra forse è ancora più adatta per le categorie superiori e la società certamente, però la società ho visto che come ha lavorato quest'anno e da quello che sento anche la società vuole migliorare, quindi credo ci siano tutti i presupposti per un paese come Lauria, con un campo, una struttura come questa, bisogna cercare di salire e migliorare al di là del salire o meno, migliorare proprio il movimento sportivo in tutti i sensi, dalle squadre giovanili alla prima squadra. Ecco, fatti fare una domanda un po' particolare, ma certamente insomma risponderai alla grande. Ecco, qui vi sono due vivai, no? di ragazzi, no? di che giocano al calcio. Ecco,
Quest'anno com'è andata con questi due vivai e quali possono essere le prospettive rispetto alle scuole calcio presenti sulla Uria? Però voglio anche dire, noi siamo stati all'inaugurazione di un'altra scuola calcio pure importante a Nemoli, ecco, quali sono i vostri rapporti con questi vivai naturali, insomma, ecco? Allora, noi qui alla Uria abbiamo le due scuole calcio, la mia e quella di Ambrogio Pesce, che ha lavorato benissimo quest'anno e con cui abbiamo ottimi rapporti, insomma, non c'è nessun tipo di problema. Credo che il progetto che ha sviluppato Ambrogio sia quello di restare ancora da solo per un paio d'anni, perché noi avevamo pensato di farlo insieme, ed è probabile che in futuro sarà una cosa sola, insomma, la scuola calcio, cosa che sta sviluppando anche la società, insomma, di cercare di migliorare anche la scuola calcio tramite noi quest'anno e poi in futuro forse anche con altre strutture, insomma. Ecco, a noi ci piace fare anche un po' fare un tuffo nel passato, un po' tentare di mettere in parallelo il presente con il passato, perché è anche un'operazione culturale che si fa, anche lo sport e cultura. Ecco, tu sei stato sei giovane ma sei una vecchia gloria, no? Ecco, adesso che hai frequentato assiduamente un campionato, tu ne hai frequentati anche altri, ecco, come vedi il livello calcistico in Basilicata, come vedi questi ragazzi? C'è lo stesso, la domanda è un po' retorica, però può essere utile per capire anche il clima che c'è intorno ad un sodalizio come questo. Ecco, i ragazzi sono sempre motivati, sono motivati come lo eravate voi un tempo, ecco. Sì, io devo dire la verità, a me i ragazzi che ho avuto io sono veramente contento del loro atteggiamento verso questo sport. Devo dire che sono tutti migliorati, abbiamo avuto anche la fortuna di mandare qualcuno dei professionisti. Noi abbiamo un ragazzo ad Ascoli, un nostro ragazzo è stato a Udine, altri due ragazzi sono stati a Catanzaro, però sono tornati perché non si trovavano bene, con problemi di scuola eccetera. Qualcuno potrebbe partire quest'anno, quindi è stata dura seguirli per 11 anni, però devo dire che hanno dato gran soddisfazione. Poi non è che eravamo un gruppo di 100 persone, noi eravamo 10-12 ragazzi, siamo partiti, e su 10-12 qualcuno, come dicevo prima, è partito e qualcuno gioca oggi con buone prospettive. Quindi credo che alla Uria ci siano ottimi calciatori. Ho visto anche i ragazzi dell'altra scuola calcio che quest'anno hanno disputato un ottimo campionato regionale, che non è facile, e si sono confrontate con le migliori formazioni di Matera e di Potenza e spesso sono riusciti anche a batterli. Quindi credo che, insomma, la Uria può veramente raggiungere ottimi traguardi. Può essere la cantera del futuro, dove magari i grandi club possono attingere calciatori. Sì, io credo di sì, e non perché sono di Lauria, ma ci sono ottimi elementi, e la cosa che li contraddistingue sicuramente è che sono tutti pure bravi ragazzi. La prima cosa è l'educazione, quella che noi cerchiamo di trasmettere, il divertimento ancora prima, perché quando uno si diverte il massimo, insomma, riesce ad esprimersi meglio. E quindi credo che veramente alla Uria, con questo campo, i ragazzi, può darsi pure che aumenta la voglia di giocare nei piccolini, alla Uria si possono fare grandi cose. Faccio fare una domanda supplementare per chiudere. Il rapporto con le famiglie, con i genitori, permettimi di dire in particolare con le mamme, che sappiamo tengono molto, d'altronde è così, insomma, tengono molto ai loro figli. In passato questo ha creato anche qualche problema. Io proprio una decina di giorni fa, proprio su questo terreno di gioco, feci più o meno la stessa domanda all'ingegnere Papaleo, no? Ricorderai la polemica che i giocatori di Lauria non giocavano, giocavano quelli esterni, ecco. Com'è stato il rapporto vostro, sia della squadra che della società, con le famiglie dei ragazzi laureati che poi vedevate tutti i giorni, che ne so, in villa, in chiesa, e quindi c'era anche un po' forse un imbarazzo, magari se qualche volta qualche ragazzo era in panchina o era in tribuna e non veniva convocato? No, non abbiamo avuto grossi problemi con i genitori, non so dire bene perché, ma non abbiamo avuto grossi problemi. I ragazzi, prima eravamo al campo superiore, che era anche più difficile giocare là, insomma, più
sotto la montagna praticamente fa più freddo, c'è più umidità rispetto al campo qui è inferiore, però nonostante tutto li hanno mandati col freddo, senza docce, quindi facendo anche qualche piccolo sacrificio, ma devo dire nessun tipo di problema. I ragazzi dopo sono cresciuti bene, perché qua, come puoi vedere, raggiungono facilmente il 1,80 tutti, e quindi era più un problema per noi evidentemente, vista la mia statura. Quindi devo dire nessun tipo di problema, anche perché ho avuto la fortuna di avere con me dei genitori che sono stati parte integrante dell'associazione sportiva prima, e adesso sono anche in questa, mi riferisco a Franco Attazzori, che è il presidente adesso qui con l'Atletico, a Cassini, l'ingegnere, che ci ha seguito sin dai primi calci ed è presente anche oggi, a Saverio Miraglia, che non è un papà, ma è un appassionato come loro, insomma. Devo dire che è stato veramente un divertimento da parte mia e credo anche da parte loro. Alle partite, ad ogni partita c'era una pizza, una cena la sera, quindi è stato un divertimento per tutti, insomma. Il tuo contratto è annuale o biennale? Non ti ho fatto questa domanda. Il mio contratto è... non ha una data di scadenza. Senza data, ma adesso vedremo. Bisogna vedere sempre le intenzioni della società. Bisogna vedere sempre cosa ha in mente il presidente. Grazie. Di niente, grazie a voi. Allora, ingegnere, il grande giorno è arrivato, ridiamo perché se, insomma, il primo giorno, ma non solo, anche io devo dire, ma è stato anche ricordato dal mister, tu hai sempre creduto un po' in questo percorso, perché diciamo è partito l'anno scorso, ma in verità non è proprio partito l'anno scorso, esatto, ecco, oggi come stai vivendo questa giornata? Oggi raccogliamo i frutti di quanto è stato seminato negli anni scorsi, insomma, e quindi sono indubbiamente soddisfatto, perché è stato un lavoro ben fatto, ben condotto, e quindi me lo sto godendo appieno. Tra l'altro in questa scenografia, no? in questo verde intenso, una scenografia veramente di lusso, perché voglio dire, Lauria, il campo di Lauria è veramente vestito a festa oggi. Lo avevamo tanto sognato, tanto agognato, un campo, diciamo, in queste condizioni. Ora ce l'abbiamo, aspetta a noi rispettarlo, onorarlo, difenderlo e basta. Dobbiamo soprattutto ringraziare l'amministrazione che ha... in tempi brevi, dopotutto noi abbiamo soltanto disputato 3 partite fuori casa, complice anche il girone di ritorno che ci vedeva impegnati molto in trasferta e molto poco in casa, però in definitiva nel giro di 3 mesi neanche, il campo è assolutamente a disposizione, di grande qualità. Ed è un patrimonio per la comunità di Lauria, perché sicuramente sarà un grosso attrattore, sarà una grossa calamita per la nostra gioventù, per i nostri giovani. Altro ingegnere, abbiamo già visto la disputa, io non so se magari già era stato previsto, però quella finale di Coppa regionale probabilmente è anche un po' il segno che questa struttura è d'eccellenza. Assolutamente sì. Sarà sicuramente un catalizzatore questo campo, cioè fungerà da richiamo per diverse manifestazioni sportive, e quindi c'è anche un discreto indotto per le strutture di Lauria, per le strutture ricettive, per le strutture, diciamo, di ogni tipo, di ogni genere. C'è stato un buon numero di persone domenica scorsa e la partita è stata pure di qualità, diciamo, è stato... Parliamo del Moliterno in rotonda, poi il Moliterno ha vinto. Il Moliterno ha vinto questa Supercoppa, ma soprattutto il Moliterno è stata la seconda squadra per punti realizzata del girone di ritorno del campionato di eccellenza lucana, insomma, una squadra di assoluta qualità.
Ecco, veniamo alle qualità invece del Lauria. Come è nata questo Dream Team, no? Come nasce? Ma guarda, fondamentalmente è nato, mi ripeto, parecchio tempo fa, tanti anni fa, perché sono i componenti, buona parte dei componenti hanno tutti quanti figli che giocano a calcio, ecco, quindi peraltro io, mio figlio oggi che disputerà una delle ultime partite, perché dopo andrà all'università e chissà che cosa succederà, quindi voglio dire, per me è un pochettino pure... E c'è un po' di amarcordi in questa partita. Abbiamo iniziato tanti anni fa insieme, il patto era facciamoli crescere, se va bene, se si comporteranno bene, gli faremo fare un campionato da grandi, ed è quello che noi poi abbiamo fatto, insomma. Gli abbiamo messo un paio, due, tre chiocce, diciamo, d'eccezione, il capitano, Nico Ielpo, lo stesso Giuseppe Carlo Magno, tutta gente che ha disputato campionati di categorie superiori. Insieme i ragazzi hanno fatto la differenza, perché hanno disputato un campionato alla grandissima, diciamo. E fin quando non ci siamo allontanati dalle mura amiche, abbiamo vinto tutte le gare, quindi è una cosa di rilievo, che sembra così, però sono campionati agguerritissimi, perché si va su campi caldi, Sant'Arcangelo, Castel Saraceno, insomma, e quindi per emergere non era assolutamente scontato. Forse abbiamo fatto una squadra sovradimensionata, un pochettino più forte della media, proprio per paura di sbagliare, però 6-7 undicesimi sono ragazzi del 99, quindi, e soprattutto ragazzi di Lauria. E quindi per noi questo è motivo di orgoglio, motivo di soddisfazione. Ecco, questa squadra, lo diceva anche il mister, sicuramente può ben figurare anche in prima categoria, anche se lui poi così si è fatto scappare un po' una sottigliezza dicendo: ma non so se l'anno 21 faremo proprio la prima categoria, e mi ha fatto un po' una risatina che mi faceva capire in positivo qualcos'altro. Oddio. In verità anche quest'anno speravamo di fare la prima direttamente, poi si è rivelato impossibile, quindi sicuramente faremo la prima categoria, poi dovesse capitare un'occasione migliore, più ghiotta, e ci si penserà sicuramente seriamente. Lauria merita un palcoscenico migliore. Rito, tu parlavi di paesi, insomma, dove il calcio è vissuto con molta passionalità, forse anche alcune volte pure, insomma, magari ci possono essere pure atteggiamenti sopra le righe. Ecco, di questa stagione cosa ricordi, un episodio, un fotogramma che ci puoi delineare, che insomma ti ha fatto pure pensare, magari anche fuori dal rettangolo di gioco, che ne so, ecco, insomma, qualcosa di particolare. Ma guarda, ti posso raccontare due episodi, che uno in positivo e uno in negativo. In positivo, diciamo, sicuramente la prima partita, la prima vittoria roboante 5-0, diciamo, è stata un'emozione molto molto forte. L'episodio in negativo è accaduto a Laino, dove purtroppo uno dei nostri è stato colpito con la palla a 50 metri di distanza, è stato colpito su una caviglia e si è fatto molto 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 male, tanto male che soltanto a distanza di 3 mesi si è scoperto che dovrà operarsi, che sembrava fosse una distorsione, una pesante distorsione, in realtà è stato un trauma lesivo di notevole entità. Ecco, questo mi ha fatto molto pensare, perché chiaramente quello non è calcio, ecco, quello non è calcio, andare a prendere calci a freddo, diciamo, entrate, diciamo, pesanti. Ecco, questo, il vero limite di questi campionati è questo, perché poi sono affidati non a un terno arbitrale, ma a un solo arbitro, che spesso è anche, come dire, molto giovane, quindi non ha la personalità per dominare persone che hanno tranquillamente sopra i 30 anni, quindi a volte ci sono scarti di 13, 14, 15 anni tra l'arbitro e il giocatore più anziano, e quindi per loro è, diciamo, una difficoltà ulteriore quella di dover arbitrare. E quindi quando ci si trova in queste situazioni,
uno, diciamo, riflette seriamente, riflette sopra, diciamo, il vero significato dello sport, su quello che si può fare, su quello che non si può fare, e quindi questi sono stati i due flash che... E poi speriamo per oggi. Ecco, per chiudere, ingegnere, una positività e una negativa, un lato positivo e un lato negativo del presidente, perché sappiamo che, diciamo, c'è molto del suo carattere, ecco, in questa squadra, in questa società. Sì. Vediamo il lato negativo, dai, proviamo a trovarlo. Mi faccio difficoltà a trovare il lato negativo, in verità. Forse è troppo buono, diciamo, a un certo punto bisogna essere pure un tantino, diciamo, quello che De Laurentiis si chiama la cazzimma, ecco, ci vuole un po' più di cazzimma, essere più cattivi da questo punto di vista. Per il resto solo lati positivi, estrema democrazia in società, negli spogliatoi, e solo lati positivi, però questo penso che... Non è che Lauria è una metropoli, anche tu conoscerai un pochettino i personaggi di Lauria, ci conosciamo un po' tutti, e Franco è assolutamente una persona, diciamo, mite, buonissima, dolcissima, ecco, questo è quanto io ho potuto ammirare, riscontrare. D'altro canto io già lo conoscevo, quindi per me non è stata una sorpresa. Ecco, per chiudere davvero, tu tra oggi e domani non avresti dovuto essere a Roma? A Roma per Totti. Guarda, Totti chiuderà diciamo contro il Genova, quindi non domani. Mi interessa più Lauria, te lo proprio Atletico Lauria. In questo momento mi interessa più la squadra di casa, quindi ti ringrazio. Ciao. Allora, la partita è finita da qualche secondo, incontriamo il presidente, dicevamo, con Rito Cassini, un po' l'artefice o tra gli artefici, un po' il regista di una grande operazione che è sportiva ma è anche umana, no? L'abbiamo detto pure in un'altra circostanza. Presidente, innanzitutto una grande soddisfazione. Beh, certamente la cosa più importante è aver raggiunto questo risultato alla fine di un campionato, anche se di seconda categoria, ma comunque esaltante, dove ha visto l'impegno di una rosa di 15-16 ragazzi e l'impegno anche di 7-8 amici che facevano parte della società costantemente per un anno, diciamo, non senza sacrifici, perché comunque ogni domenica affrontare trasferte non è stato semplice, ma alla fine diciamo la vittoria di questo campionato è il giusto premio per tutti. Poi, tra l'altro, il campo si è predisposto quasi alla vittoria finale, vero? L'erbetta, insomma. Questa, diciamo, è stata la ciliegina sulla torta, perché siamo riusciti a disputare l'ultima partita in casa, dove abbiamo vinto il campionato su un terreno a dir poco stupendo, grazie agli sforzi dell'amministrazione, sicuramente positive, ecco, in questo caso. Ecco, presidente, questa esperienza si presta anche alla riflessione, anche a dare suggerimenti anche su altri ambiti, nel senso che voi siete partiti da un gruppo di genitori, sostanzialmente un gruppo di appassionati ovviamente del calcio, un gruppo di genitori, avete portato avanti dei ragazzini che stanno diventando sempre più degli uomini, dei giovani uomini, insomma, e in queste ore, ecco, si sono aggiudicati anche un campionato di seconda categoria, ma sicuramente importante, è un po' un modello che potrebbe essere applicato un po' in tanti altri ambienti. Sicuramente, però come nel calcio, anche negli altri sport, nelle altre situazioni, alla base ci deve essere la passione. La passione è quella che fa muovere tutto, ti fa superare gli ostacoli, le difficoltà. E nel caso nostro è stato proprio questo, perché partiti 10 anni fa, con i nostri, anche con mio figlio, con altri ragazzini di 5-6 anni, siamo arrivati a compiere questo percorso e a portarli a disputare un campionato, diciamo, di una certa importanza. E questo è anche da sprono, sicuramente, per quello che sarà il futuro calcistico della società. Speriamo di poter affrontare l'anno prossimo un campionato sicuramente di livello superiore. Non nascondiamo anche la segreta ambizione di poter fare un doppio salto con qualche, diciamo, l'acquisizione di qualche titolo, di qualche società che non dovesse disputare il campionato di promozione. Sicuramente ci siamo assicurati la prima categoria. E l'invito che vorrei rivolgere alla città di Lauria è questo, colgo l'occasione, deve essere d'esempio quello che siamo riusciti a fare, grazie alla passione soprattutto,
ma con lo spirito e la voglia di portare un po' di far passare le domeniche in maniera diversa. Se c'è una squadra dove la maggior parte dei componenti sono di Lauria, e il calcio poi piace a tutti, piace anche ai laureati, mi sembra opportuno il momento giusto per dare una mano, anche e soprattutto economicamente, e poi non da meno anche l'impegno domenicale dal punto di vista proprio della presenza e quant'altro. Presidente, ti senti un po', no, riflettendo sul passato, no? Abbiamo fatto un'intervista a Marcord con Elio Scaldaferri, ci sono stati presidenti dell'Auria, presidenti storici, partiamo da Papaleo, quello più recente, ma Saverio Miraglia, ma andando più indietro addirittura Giacomino Papaleo, parliamo degli anni 50 e 60, padre Rosario, un frate cappuccino che diciamo, diede un impulso al calcio qui all'Auria. Ecco, ti senti un po' continuatore di questo impegno? Chiaramente poi ognuno ci mette un po' una particolarità, insomma, però sicuramente io devo sempre riconoscere, io non sono laureata d'origine, però ormai sono stato acquisito e questa mia, diciamo, ormai far parte della città di Lauria, ne sono contento e ne faccio parte pienamente. Molti dei presidenti, dei successori, diciamo, dei miei predecessori, non ho avuto nemmeno il piacere di conoscerlo, ma con Biagio, con Saverio, in passato ho avuto modo di collaborare. Santino Di Deco, ricordiamo quest'altra figura importante. Sì, Santino Di Deco, che ho conosciuto, che conosco tutt'ora, grande appassionato di calcio. E sicuramente un po', insomma, il peso di aver scelto insieme agli amici di fare questa, di dar vita a questa società, sicuramente mi ha caricato ulteriormente, ma senza l'aiuto sia sostanziale che materiale, anche economico, di molti degli amici che fanno parte della società, sicuramente questa cosa non avrebbe avuto modo di esistere. Ecco. Presidente, quando magari in qualche occasione non hai potuto partecipare ad una partita, ecco, la telefonata è stata sul risultato o anche da papà, insomma, hai chiesto innanzitutto tutto a posto, non si è fatto male nessuno, ecco, qual è stata la prima domanda? Vabbè, c'è sempre, ovviamente, nel caso specifico la doppia figura, ma è stata sempre rivolta al risultato. È chiaro che nel gioco può capitare, mio figlio, facendo parte della squadra, è a rischio come tutti quanti gli altri, ma fondamentalmente era il risultato. Ecco, guardiamo al futuro, la struttura c'è finalmente e permette anche di aumentare le performance della squadra. Tra l'altro, ci diceva sempre il mister, vi sono dei ragazzi che sono in orbita già di squadre superiori, di squadre importanti, ha citato l'Ascoli, ma non solo l'Ascoli, ecco, quindi davvero una cantera, no? Come si dice, del Barcellona. Lauria può essere un po' una culla, insomma, ecco, di futuri campioni, ma oltre a questo cosa immaginate per il futuro? Abbiamo detto anche la categoria, ma c'è l'idea, abbiamo parlato delle scuole calcio, ci ha confermato Biagio di questa positività, diciamo, nel coinvolgimento delle due scuole calcio di Lauria. Ho fatto anche una domanda sul calcio, sulla scuola calcio di Nemoli, perché c'è un'altra bella realtà che è nata lì. Ecco, come vi muoverete a Lauria e sul territorio? Sicuramente ci muoveremo nell'ottica di creare quanto più possibile un'armonia tra tutte queste società. Noi vorremmo essere quella che rappresenta la cosiddetta prima squadra locale, ma sempre aperta ad accettare man mano che i ragazzi raggiungeranno l'età e la condizione per poter disputare i campionati superiori, con l'obiettivo, ovviamente, e sarà sempre degli obiettivi limitati, perché poi dobbiamo fare pure il conto con la nostra realtà. Lauria è un gran bel paese, ma sicuramente un domani pensare a categoria addirittura interregionale, insomma, andremo oltre. E l'obiettivo qual è? Di cercare di raggiungere una categoria sicuramente superiore alla seconda e di creare una sorta di stabilizzazione per permettere, man mano che i ragazzi vengono fuori da queste scuole calcio, di avere già pronto una squadra che le accolga dopo il settore giovanile. E fare in modo che la domenica pomeriggio abbia ancora un senso per i tifosi del Lauria. Soprattutto questo, sperando che la domenica pomeriggio, dopo il pasto domenicale, possano ricordare che alle 15 c'è la partita di calcio della loro squadra. Way.
Entrati.